Nel 2019 la precedente amministrazione aveva deciso di destinare delle risorse e un cantiere Lavoras per il recupero di uno spazio che, come vedete, è uno spazio bellissimo nel quartiere Caragol. Avevamo immaginato uno spazio verde con dei giochi attrezzati, un'area della quale, insomma, questo quartiere ha veramente tanto bisogno. Oggi, a distanza di ormai quasi 3 anni, il cantiere è rimasto tale, un cantiere, una incompiuta dell'amministrazione Conucci. Dopo le nostre insistenti sollecitazioni, finalmente l'amministrazione Conucci ha fatto partire il cantiere tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Misteriosamente però questo cantiere si è arenato, è diventato un cantiere fantasma. Ci sono ancora tracce di alcune opere realizzate, ma è desolatamente abbandonato, non c'è più traccia di un operaio da mesi ormai, da anni ormai, è veramente una vergogna, è veramente una grande incompiuta. Un altro esempio dell'improvvisazione e dell'immobilismo, dell'approssimazione con cui l'amministrazione Conucci sta gestendo questa città, una città che è tutta un fosso, che è tutta un cantiere iniziato e mai finito. Ecco, questo nel suo piccolo rappresenta bene quello che è stato questi primi 3 anni di amministrazione Conucci, un parco, un progetto avviato, un progetto che era da portare avanti, iniziato e mai finito. Poi, preannunciato un rinizio che non è avvenuto, speriamo che adesso qualcuno se ne ricordi. È più di 2 anni e mezzo che i lavori sono stati avviati, che l'area è stata recintata. La situazione attuale è questa: un'area abbandonata, un'area che potrebbe essere un polmone verde fondamentale per questo quartiere, uno spazio di verde attrezzato con dei giochi per bambini, uno spazio, ripeto, abbandonato a se stesso. Ancora una volta, improvvisazione, immobilismo e opere iniziate, non concluse e abbandonate a se stesse.